Sì, arriverò alla sua domanda che diciamo, è un po' la logica prosecuzione di alcune cose dette già nell'incontro di ieri mattina, però permettetemi di, così facendo un salto indietro di 20 anni, per fare la mia vecchia professione, quando nel 92, per l'istituto per cui lavoravo allora, facemmo la prima ricerca, o una delle prime ricerche, sulle privatizzazioni in Italia nel 1992, e una delle cose che dicemmo, io e altri ricercatori, era quella appunto, attenzione, liberalizzazione non vuol dire privatizzazioni. Questo è il primo punto che deve essere chiarito, perché poi è vero che qualcosa si può liberalizzare grazie alla privatizzazione, ma non è detto esattamente il contrario. Perché? Perché io credo che le liberalizzazioni siano non solamente un problema di azionariato, ma sia un problema di metodo. Io non sono sicuro che tutto il pubblico sia, come diceva giustamente la professoressa prima, tutto il pubblico è giusto o tutto il pubblico è sbagliato. L'importante è come si comporta il pubblico e come si comporta il privato rispetto al consumatore, rispetto al suo interlocutore. Possiamo avere delle situazioni di monopoli naturali o non naturali, situazioni di oligopolio anche a livello privato, e lì è una privatizzazione finta, è una privatizzazione finta, e allora bisogna un attimino, diciamo così, ragionarci con calma. E ragionare con calma significa anche incominciare a pensare, e in questi giorni ci dobbiamo pensare, se è ancora logico pensare a delle liberalizzazioni con dei vincoli. Cioè, se noi dobbiamo avere delle privatizzazioni per cui l'aspetto fondamentale è restare ad imprese nazionali. Una delle ultimissime ricerche, chiedo scusa non ricordo in questo momento di chi, dice che quando acquista una società estera aumenta l'occupazione. Ci sarà un motivo forse? È un modo diverso di operare? Posso più Bruxella? No, perché? Volete l'autorità? Io quindi il discorso è, cominciamo a dire, è giusto avere delle privatizzazioni dove il punto fondamentale è la golden share, come viene chiamata, oppure è un discorso da fare in maniera più ampia? È giusto parlare ancora di liberalizzazioni nazionali, oppure bisogna parlare di liberalizzazione a livello europeo? Perché noi abbiamo situazioni in cui come dicevo adesso, non ci si può muovere, però noi veniamo conquistati, ma non possiamo conquistare, se vogliamo usare i termini tra virgolette. Faccio l'esempio classico: gli spagnoli vengono da noi e sono più indebitati di noi non possiamo andare in Francia perché in Francia è impossibile fare acquisti da parte di imprese che non siano francesi. E allora il discorso non può più essere solamente nazionale, deve essere un discorso molto ma molto più ampio, quantomeno europeo. Quindi, liberalizzazioni ancora, sono liberalizzazioni quando il servizio, e qui anch'io faccio un po' di confusione, ma la faccio appositamente, quando la liberalizzazione passa attraverso la privatizzazione, ma la privatizzazione è Cassa Depositi e Prestiti? No, a mio avviso non lo è. Così come si può dire che non è la stessa cosa nel momento in cui le aziende pubbliche locali diventano private, ma private non sono. E allora forse, e arriva la domanda che mi è stata fatta dal moderatore, allora forse noi associazioni di consumatori dobbiamo incominciare a ragionare che cosa fare in prospettiva. Perché io sono d'accordo che dobbiamo fare qualcosa, però dobbiamo prima di tutto guardarci in faccia noi associazioni di consumatori. Mi permetto di dirlo non come rappresentante della mia associazione, che è la di Consum, ma in questo caso parlo veramente solamente come immodestamente rappresentante di tante imprese, di tante aziende, di tante associazioni dei consumatori. Noi dobbiamo cominciare a pensare se questo consumerismo, e torno al discorso di ieri mattina, è il consumerismo giusto. È un consumerismo di solamente, la semplifico come ieri, Presidente, è solamente un consumerismo ex post o diventa un consumerismo ex ante, in cui si discute, si affronta, si discute molto,
ma si fa una proposta congiunta. Questo secondo me dovrebbe essere il consumerismo di domani, dove siamo capaci a confrontarci con il dottor Cobolli Gigli per dire apriamo o non apriamo, oppure apriamo qui o apriamo lì, attenzione ai turni di lavoro, attenzione agli stipendi, paghiamo gli stipendi e via dicendo, e allora sì, il consumerismo di domani potrà avere degli spazi. Ovviamente, a prescindere dalle conclusioni del Presidente Pizzuzzelli e della Sottosegretario Vicari, tiro un po' le conclusioni di questi due giorni per quello che mi riguarda come, come Consumer Forum. Io raggiungo questa conclusione, sinceramente, che il consumerismo di oggi non è più sufficiente. Non è più sufficiente perché è frazionato, perché non si sa dove vuole andare, perché è un consumerismo dove, diceva qualcuno, se non sbaglio, Santini, rappresentazione e rappresentanza. È più rappresentazione. No, adesso arrivavo al punto. È la TV che ci frega. È la TV che ci frega a tutti, a me pure. Piace a tutti poi stare in televisione, forse alla fin fine, perché bene o male piace. Più la alziamo. Però dobbiamo essere capaci di essere più rappresentanti e rappresentativi. Perché non è una questione di numeri essere rappresentativi. Se andiamo a vedere i nostri numeri, sono poca cosa. Però io credo che, e lo dico perché tante associazioni l'hanno fatto, non tutte, ma tante associazioni l'hanno fatto, sono state capaci di muoversi dando già oggi un costrutto. Grazie alla mia presenza nel mondo consumerista, grazie alla mia età forse, io ricordo il 94, il 96 nel credito, ricordo il primo discorso delle class action nel 92, ricordo i discorsi sul risarcimento diretto, ricordo le lenzuolate di Vedo Antonio, le lenzuolate di Bersani. Abbiamo fatto cose, non siamo stati capaci solamente di andare in tribunale a sventolare e poi andare al TAR e perdere, perché poi 9 volte su 10 al TAR si perde. Perché sono più bravi di noi, perché hanno avvocati più bravi di noi, più pagati di noi e via dicendo. E allora dobbiamo avere una capacità rappresentativa, più forte di quello che sono i nostri numeri. Questo è il punto, secondo me, a cui dobbiamo giungere. E quindi la proposta da fare, come abbiamo fatto tante volte, lo ripeto per la terza volta, il Presidente Pizzuzzelli sa bene quante volte le associazioni sono andate da lui con proposte, non solamente per dire quello è cattivo, non ha fatto concorrenze, facciamo proposte. Quando abbiamo fatto proposte di legge, ne ho citata qualcuna del 92 ma anche prima, in cui alcune associazioni sono state capaci. Ecco, è questo quello che, e concludo, che rispondendo al moderatore, quindi io sono convintissimo che certamente è necessario anche in alcuni casi andare in tribunale, per carità, in alcuni casi è necessario e indispensabile. Nessuno lo mette in dubbio, ma in altri casi, secondo me, è necessario costruire, dire partiamo, facciamo un percorso non breve, non facile, sicuramente ci vorranno anni. Stamattina è stato esemplare l'intervento di Oreste che è il professor Galliano, ovviamente sto parlando, quando dice che sono 10 anni che il Partito dell'Educazione Finanziaria, dall'Ocse a oggi, sono 8 diciamo, mettiamola così. Sappiamo che sono percorsi lunghi, però partiamo, perché se non partiamo mai, se vedremo a fare le cause, qualcuno la vinceremo, qualcuno la perderemo. Adesso abbiamo, porto l'esempio di casa mia, nel senso della mia vita consumerista in larga parte, abbiamo sentenze di Cassazione che ci danno ragione, ma che il giorno dopo a sezione unica ci danno torto. Io questo non lo vorrei più. Io vorrei invece che possa andare a confrontarmi con il dottor Cobolli Gigli dicendo sì, abbiamo, ma abbiamo secondo le regole. Vorrei andare dal presidente Pizzuzzelli a dire quella ditta si è comportata male, ma cerchiamo la soluzione perché sia globale la soluzione e non sia solamente perché, non faccio nome, vedi, quella si è comportata male, perché se quella si è comportata male, noi abbiamo scoperto quella, ma ce ne sono 10 altre, 9 altre che invece non abbiamo scoperto. E allora è necessario andare lì e dire quale può essere la soluzione complessiva. Se ci muoviamo così, io credo che il consumerismo italiano, sono d'accordo con Lamberto fino in fondo, avrà una grandissima vita per il futuro, altrimenti secondo me avremo solamente i problemi di regolamenti che ci chiudono, ci fanno diminuire di numero e via dicendo, ma non ci danno nulla di più. Grazie.